Allora, benvenuti a questa serata che ha un titolo esoterico. Un titolo esoterico la serata di questa sera. Le proiezioni di Sergio Beato si intitolano Inseguendo la modernità tra decorativismo e tecnologia. Neanche fossimo al Museum of Modern Art. Quindi, tutto da scoprire. È la serata anche della 14ª assemblea della Società Storica Savonese, assemblea annuale, che avrà inizio alla fine di questa proiezione e conversazione di Sergio Beato. Allora, io non dico altro perché credo che sia più importante sentire e vedere. Buona serata. Buonasera a tutti, grazie della vostra partecipazione. Vi propongo questa sera un itinerario così di immagini, soprattutto architetture, edifici savonesi, che mi sembra esprimano bene un concetto che è consueto di quello che è lo studio della ricerca storica. I grandi periodi o i periodi della storia in quanto tali si succedono sempre non in modo deterministico, finisce quest'epoca e comincia un'altra, ma tendenzialmente una tende a travasarsi nell'altra con qualche richiamo, con qualche, come dire, scontro o incontro dialettico. Allora, che cosa voglio dire? Che se da una parte vediamo edifici che hanno connotato il centro storico di Salonno per una esuberanza di decorazione, che ha sempre un suo significato estremamente preciso come proprio elemento comunicativo, non è detto che contemporaneamente una sovrapposizione magari si annuncino già forme che alludono, che preludono, che intuiscono, che aprono qualche cosa che è nuovo, ma che magari in quel momento è ancora ritenuto incomprensibile, che non incontra il gusto comune, che qualche volta viene anche rifiutato perché si pensa che sia troppo avanguardista, troppo futurista, che non è il caso di usare questa parola poi per gli edifici che vi farò vedere. E questo percorso, questo itinerario, così l'ho ricostruito girando per Salonno, sicuramente alla fine sono già pronto a dire che è una mia omissione in qualche modo non colpevole, o comunque in buona fede, proprio detto, ma potete inserire anche quell'edificio, potete prendere anche quell'altro scorcio. Io ho fatto questa scelta anche perché, come ben sapete, non essendo salonese, non conosco tutto, anche dei minimi anfratti particolari di questa città. Mi sono limitato a seguire quello che un cittadino comune, girando per le vie della nostra città, potrebbe vedere con un colpo d'occhio dell'osservatore normale, non dello specialista che in qualche modo va a cogliere chissà quale elemento particolare. E allora cominciamo il nostro percorso. Il titolo veramente detto anche esoterico, ma è una cosa che è venuta un po' così, perché credo che, come dicevo prima, da un periodo all'altro quasi ci si insegua, ci si rincorra, abbandonando o ritenendo superati certi fenomeni, certe manifestazioni anche artistiche, architettoniche o estetiche, e intanto si annuncia, si sovrapponga a qualche cosa che ci annuncia il dopo, il futuro che arriva. Tutti quanti conoscete il prospetto della Villa Parma di Salonno, 1925, anno di costruzione. Che cosa ci dice questo prospetto? Ovviamente tenete presente che questi edifici sono stati fotografati rubando delle immagini a volte dalle cancellate. Io non conosco la famiglia Parma, non mi sarei permesso di dire scusi, mi fa fotografare casa sua, perché potrebbe anche dirmi lei chi è, che cosa vuole, sarebbe una risposta più che legittima. Però penso che per quello che è il ragionamento che voglio proporre questa sera, queste immagini sono sufficienti. Questa casa esprime tutto sommato quello che è lo stato simbolo, quello che è il significato architettonico che il committente dà come commissione all'architetto. Deve essere la casa di una buona famiglia della borghesia salonese che vuole dimostrare, vuole esibire quel certo stato di agiatezza, di sicurezza economica, di elevazione sociale che ha raggiunto attraverso la propria attività imprenditoriale che ancora oggi fa parte della realtà economica della nostra città. Quindi gli elementi decorativi sono sicuramente molto esuberanti. Qui potremmo giocare tra barocco, che in qualche modo si accenna in certe volute, in certe cornici, in certi elementi, più che non ad esempio qualche schema anche veramente neoclassico.
questo timpano triangolare con l'oculo sopra ci parla quasi di una ripresa di qualche modello che veramente si impronta a un rigore classicistico ad altri tempi. Quindi una casa che comunica qualche cosa all'osservatore, comunica quella che può essere la condizione e lo spirito, lo stato d'animo della persona che lavora all'interno. Deve essere il senso di una sicurezza, di una agiatezza, di una laboriosità imprenditoriale che è proprio caratteristica della famiglia che l'abita. Un altro particolare un po' più ravvicinato, tra l'altro delle invariate molto lavorate, dei ferri battuti particolarmente, come dire, espressione di un'artigianalità molto molto sapiente, che forse oggi non so se si vede altrettanto facilmente da riprodurre. Quindi questo è il messaggio che passa. Una casa signorile, una casa molto sontuosa, una casa molto, come dire, che sa esprimere questo senso, ecco, di agiatezza, di compostezza, ma anche di sicurezza e di una certa, come dire, così, prestanza anche sociale. Questo, se avessi fatto la presentazione 20 giorni fa, avrei commesso un errore gravissimo, ma queste cose possono succedere, per fortuna ho potuto ovviare. Pensavo che questa casa, se voi guardate queste cornici delle finestre, sia una casa autenticamente Liberty di Saronno che è stata oggetto di un recente restauro. Io pensavo questo nella mia ignoranza. Invece poi, confrontandomi, parlandone con qualche esperto, in particolare con la signora Rinaldi dell'archivio comunale, che è sempre un grande giacimento di documenti, informazioni, mi dice: ma guarda che gli detti in giro mi hanno detto che questa è stata solo trasformata così di recente. Questo è l'edificio via Novara, angolo via Lainati, davanti alla Metamorfo, tanto per capirci. Io pensavo che il restauro e la pulizia dei prospetti fosse il rigoroso rimettere in ordine una facciata che già così era disegnata. Invece mi dicono, l'ho scoperto veramente di recente, quindi non mi lanto conoscenze o attribuzioni particolarmente fantasiose, che l'architetto, un professionista di Saronno tra l'altro, che ha questo gusto che potremmo definire neoliberti, perché gli piace decorare le facciate con questi motivi veramente di un'esuberanza decorativa estremamente evidente. E guardate che quelle cornici attorno alle finestre sono veramente un disegno Liberty dei migliori che si potrebbero trovare nei repertori della decorazione dei primi del Novecento. Invece è stato, tra virgolette, uno scherzo del professionista che ha voluto trasformare, ho visto le fotografie, purtroppo non ho potuto riprodurle per fare il confronto prima e dopo l'intervento, era un paramento murato, una tinta molto anonima, una terra bruciata con un mattone, veramente senza nessuna particolare, come dire, eleganza o bellezza formale. È stata trasformata in qualcosa di veramente molto molto sofisticato. Anche quest'altra immagine sul fianco della casa, guardate le due finestrelle, con quelle cornici veramente ci dicono è il miglior profilo Liberty che potremmo immaginare, se non avessi saputo l'autenticità di questo intervento, un restauro di una casa di primo Novecento. Ma non è così. Quindi vuol dire che il progettista e il committente si sono compiaciuti di esibire questo elemento decorativo come un elemento che dà un prestigio, che dà una qualche signorità a quello che è il profilo di una casa che prima era molto molto modesta. Il fianco della sala del cima Silvio Pellico, per carità, non è un monumento di grandissima bellezza, però banalmente siamo in anni molto lontani dalla nostra epoca contemporanea e guardate con quanta delicatezza vengono contornate quelle finestre circolari che sono le aperture di quella che è la sala cinematografica. Non sono una decorazione esuberante o particolarmente ricca e ridondante, però creano un motivo decorativo gustoso, delicato, sicuramente che ha una sua, come dire, valenza anche estetica. Scuola Leonardo da Vinci, primissimi del Novecento. Scuola, mi dicono gli esperti, aspetta, perché è l'unica grande manica, sapete che c'è il corridoio che dà accesso a tutte quante le aule, non è un edificio particolarmente elaborato dal punto di vista della distribuzione di ambienti, però sulla facciata, ecco, siamo in fine del Novecento, questa campitura delle finte lesene, questa abbondanza delle cornici che riquadrano le finestre, ci dicono di una volontà che non vuole essere solo banalmente un edificio di servizio pubblico senza una sua qualche cifra che abbia una valenza architettonica di una qualche peso. Se scendiamo nei particolari, e sempre di più scendendo nel particolare, vediamo quanta perizia artigianale c'è anche solo per fare queste cornici delle finestre. Guardate ad esempio questo particolare.
se non dico una scemenza, ma ci sono ottimi professionisti che potrebbero sentirmi, questo deve essere un profilo cemento matteminato che tra l'altro si compiace di fare quell'elemento acerale, come dire, vegetale, che ingentilisce, che rende più delicata quella della cornice della finestra. Dico tutte queste cose perché forse nel cammino che vi propongo questa sera, questo gusto, questo modo di decorare, questo modo di, come dire, ingentilire un normale prospetto, forse non si insegue più, perché forse oggi sono altri i criteri che andiamo a cercare in quello che è un edificio, forse sono altre le funzionalità che cerchiamo appunto in un edificio, anche in questo caso pubblico. Via Stampa di Soncino, anche qui siamo alla fine degli anni, attorno al 28-30, e noi vuol dire, quando abbiamo fatto questo tipo di ricerca sulle edifici dell'abitazione strada, abbiamo chiamato Villa Banfi, perché questo era il nome del progettista che all'inizio aveva voluto questo edificio. Anche in questo caso, che cosa ci dice questo edificio con la sua comunicazione di significati simbolici attraverso il linguaggio architettonico? Che il committente vuole una casa che niente meno assomigli vagamente a un castello, che abbia degli aspetti che in qualche caso richiamano proprio quella che è l'architettura castellana. Guardate questo particolare più ravvicinato, sempre preso dalla cinta esterna, eh? Mi raccomando, io non entro mai nel privato per evitare poi conseguenze. Ecco, questo enorme pannello messo lì su una parete non ha nient'altro che una funzione decorativa. All'inizio sembrava, ma da vicino me ne rendete conto, un biscione di scontero a richiamare forse qualche ascendenza lontana. No, è nient'altro che un vero e proprio dragone trafitto da una spada, da uno stiletto. Capite che questa cornice di cemento bianco, con tutta quanta la sua cornice di figurine geometriche che contornano quello che è il rilievo che sta al centro, ha soltanto una valenza puramente decorativa, non serve nient'altro, non ha una funzione pratica. Come ad esempio, un paramento murario con i mattoncini a vista giocando quasi fosse un mosaico, è una cosa che si può vedere anche oggi, ma guardate la cornice delle finestrelle del piano mansardato, come sono tutte quante rigorosamente lavorate con la tecnica del graffito su intonaco. E chiaramente la valenza decorativa è veramente estremamente evidente in questo tipo di edificio. Si vuole dire anche di qualche cosa, una casa signorile, di buona borghesia, che ci tiene a far sapere che ha il gusto, che ha un sufficiente, come dire, capacità di una ricerca estetica, che dà pregio, che dà gusto a quella che è la loro casa. E quindi anche qui l'elemento decorativo è sicuramente molto evidente, molto esibito. Attenti alle date che vi ho detto, anni 30, eccetera, eccetera. Qui non ho potuto fare ricerche per dare la dichiarazione, però interpellati, sapienti e conoscitori del centro di Salerno, dicono: ma questa è la villa Perini in via San Giuseppe, con questo nome io ve la propongo. È l'edificio che si trova davanti all'ingresso dell'istituto del suo Rossolini in via San Giuseppe. Anche qui che cosa leggiamo? Vagamente elementi compositivi nel prospetto che ci parlano di una solida architettura, con questo gusto che non saprei come definire classicheggiante, ma anche relativamente così piacevole vedersi, del doppio porticato piano terra, che è questo chiuso per veranda, e il primo piano invece rimane un porticato aperto. Se ci avviciniamo, vediamo anche, eccolo qui, che con delicatezza un decoratore sicuramente molto capace ha fatto tutto un lavoro di affresco su, attorno alle cornici che riquadrano le finestre. Anche questi sono elementi che hanno solo una pura valenza decorativa, in termini di funzionalità non hanno nessun riscontro, e queste persone, questa categoria di cittadini, questa classe sociale in quegli anni ha proprio il piacere di far portare queste cose, per dire che è il riflesso di un gusto delle persone che ci hanno, delle loro scelte, anche da un punto di vista progettuale, trasmesse all'architetto che ha progettato l'edificio. Anni 20, anni 30, saranno le case della buona borghesia. Ma c'è qualcuno, non distante da noi, qualche anno prima di quelle cose che vi ho mostrato, esattamente 1914, che con un balzo veramente di intuizione futurista, e non uso a sproposito il vocabolo, Antonio Santeria, Como, progetta, o meglio, disegna questi progetti di edifici che sono di una modernità sconcertante. Sconcertante nel senso che quest'uomo ha saputo vedere lontano, direi cent'anni e forse più, perché cose di questo genere, casomai fossero state realizzate,
Penso che sappiate che Santeria era un giovane architetto che morirà purtroppo nella prima guerra mondiale, non ha avuto la possibilità di esplicitare al massimo le sue capacità come architetto e progettista, perché purtroppo, morto nel conflitto, ha lasciato solo un denso blocco di progetti, di disegni, di prospetti, di soluzioni architettoniche che poi non hanno mai trovato un reale compimento e una loro costruzione, perché questi sono rimasti soltanto dei disegni. Ma pur nella loro linea pratica ci dicono veramente di una capacità di vedere quello che sarebbe arrivato molto dopo. E guardate che questi due fenomeni che vi sto proponendo si accavallano l'uno all'altro. Quando si continua ancora con questo gusto del far vedere la buona casa, la casa dignitosa con la sua eleganza formale di elementi decorativi sicuramente pregevoli, c'è qualcuno che dà questa svettata nel tagliare volumi e costruire edifici che hanno veramente qualcosa di rigorosamente geometrico. Tra l'altro questa, o forse la successiva, eccolo qua, sempre Antonio Santeria, quindi primissimi anni del Novecento, propone questo condominio a scalare a gradoni con ascensori esterni. Veramente una cosa che si fa oggi nei più moderni edifici della nostra architettura contemporanea. Ma andiamo avanti sulla traccia di Santeria. Quindi questo gioco di alternanza, questo dibattito dialettico dal punto di vista architettonico, in questi primi decenni del Novecento, tra chi prosegue su una linea che è il giusto utilizzo di un patrimonio formale del passato, ma qualcun altro che sovrappone lanciando sfide che guardano al futuro. Una centrale a carbone, sempre dei disegni di Santeria. Permettetemi un annuncio che penso possa avere una sua utilità. Proprio in questo periodo, a poco fino a luglio, a Villa Olme, la Pinacoteca Comunale, è aperta una mostra di tutti i disegni di Antonio Santeria, questo architetto comasco che fu uno degli estensori del manifesto dell'architettura futurista. Quel grosso fenomeno culturale di innovazione avanguardia del futurismo trova in Santeria comasco, e anche qualche altro di cui vedremo qualche scorcio, uno dei grandi interpreti da un punto di vista dell'architettura. Un manifesto conservato a Como, nel fondo Santeria, di una possibile centrale elettrica, ma i volumi, questa scansione degli spazi, degli elementi che compongono quello che in realtà è un edificio di servizi, una centrale elettrica, parlano ancora di questa modernità prorompente che agli inizi del Novecento, prima del grande conflitto mondiale, qualcuno butta con gusto forse anche di provocazione in quello che è il panorama del percorso dell'architettura del nostro territorio, tra Milano e Como, quindi nel nord della Lombardia. Tutti quanti riconoscete la famosa Casa del Fascio di Giuseppe Terragni di Como, oggi Intendenza di Finanza. Terragni, il più fortunato, bontà sua, del collega Santeria, ha avuto modo di esprimere più avanti nel tempo quello che appunto è stato un percorso dell'evoluzione della storia dell'architettura, con questi edifici che a noi sembrano squadrati, forse essenziali nei loro volumi rigorosamente geometrici, ma che allora rappresentavano, se paragonati a quelli che erano gli edifici che si direbbe andavano per la maggiore allora, veramente una cifra della modernità che avanza. Sempre di Giuseppe Terragni, questo monumento in caduti, notate che le date si stanno dilatando nel Novecento, anni 30, 29, 31, è una composizione di puri volumi di forme geometriche rigorosamente costruiti, quasi di casco, per un corpo solido, sicuramente monumentale, che ha la sua valenza estetica, può piacere o no, questo è un altro discorso, che però è quel percorso che qualche innovatore ha messo anche nella storia dell'architettura del nostro territorio. La famosa fontana di Canarlanda. Io quando passo da quelle parti mi fermo qualche volta a guardarlo, aspetto ognuno le proprie debolezze. E che cosa mi stupisce di questo monumento? Ha detto Cattaneo, con la collaborazione di un pittore radice, la fontana di Piazza Canarlanda, siamo nel 35. La suggestione statica che suggerisce questo corpo dei cilindri che stanno miracolosamente, perché questo suggerisce all'occhio di chi guarda, questa perfetto equilibrio delle forme su questa sequenza di sfere che rendono tutto quanto il monumento. L'esperto gli ha detto: ma non vi preoccupate, dentro ci sarà quante barre di ferro, che altro, perché tutto deve avere una sua funzionalità anche in termini fisici, statici. Però la suggestione visiva, guardate che è fortissima. Questi anelli di cemento bianco che miracolosamente sembrano essere in un veramente magico equilibrio su queste sfere che di per sé non sono il miglior appoggio possibile. E là
evento, se volete, che gioca tra decorativismo e modernità in un edificio, in una costruzione che ha una pura valenza proprio monumentale di arredo urbano, perché è soltanto una fontana. Interrompere un attimo su questo monumento che a me è stato detto dovrebbe rappresentare il pianeta, perché lì ci sono i 5 continenti, a cominciare da quello terreno, gli altri 4 cerchi sono gli altri 4 continenti. E quando mi hanno spiegato questo, mi hanno detto: questo monumento è la dimostrazione che il mondo si regge sulle palle. Allora, continuiamo il nostro percorso. Sempre Terrani, quello che era ritenuto alla fine degli anni 20 un vero elemento di avanguardia architettonica, il cosiddetto condominio di Nova Como, che sa coniugare, secondo un gusto che allora veramente sa interpretare qualcosa che avanza la modernità, il corpo parallelepipedo con questo angolo smussato tondo proprio sul punto più critico di quella che è la costruzione, perché vedete che nella parte alta lo spigolo è veramente a 90 gradi, ma viene addolcito, tra l'altro una sequenza di pieni e vuoti su questa alternanza di piani, con questa finestratura però arrotondata con questo angolo smussato. E questo è sempre Terrani, che ha avuto modo di prolungarsi nel Novecento con le sue proposte architettoniche. Como un parallelepipedo con un angolo smussato. Dei notonimiti e di quegli anni, poco prima o poco dopo, se non dico una scienza, mi parla di 33, no, 38, un po' più avanti, benissimo. Però tutto questo edificio, in qualche modo, perché sempre questo succede, dove un grande lascia il segno, si crea una scia in qualche modo di interpreti o di imitatori, in qualche caso. E anche qui abbiamo veramente corpi di fabbrica che si costruiscono giocando sull'alternanza in caso di parallelepipedi e questo grande ingresso stondato in forma veramente così di angolo molto smussato, anche se vedo che c'è una torretta, qui forse bisogna dire qualche cosa dopo. Sì. Andiamo avanti. Questo è l'interno delle ignotomini, quindi vedete che anche qui l'architettura si fa una rigorosa composizione di volumi terribilmente geometrici nel loro rigore formale. La famosa torretta dove c'è appunto il titolo della scuola, eccetera, eccetera, che ricordo per gli anni in cui fu fatta rappresentava veramente un elemento di modernità. I grandi cantieri delle proposte comasche trovano anche nel nostro territorio declinazioni non così solenni o così monumentali come a Como, ma sicuramente giustamente proporzionate con quella della realtà urbana della nostra città che intanto sta crescendo. E questo? Il condominio carico, anche qui siamo sempre attorno alla metà degli anni 30. Ecco, chi fa questa proposta architettonica, secondo me, ha un vero e proprio indugio tra l'antico e il moderno, perché come dicevo prima, forse le due cose non sono così nettamente separate da una linea di cesura, qui finisce la decorazione e là comincia la modernità, perché veramente c'è una forma di indugio che vorrei sottolinearvi. Anche qui sembra in qualche modo voler recepire quella lezione dove si possono unire forme di maggior rigore, come dire, geometrico, con qualche elemento più in qualche modo dolce o comunque meno spigoloso, meno aspro. Questa parete è la più enigmatica di questo edificio, a mio modesto avviso. Vi dico perché. Ho chiesto anche la consulenza di un impresario moderno che mi desse il conforto del suo parere. Questa è una parete cieca del condominio Cariplo. Probabilmente per questioni, credo, progettuali o forse anche di vincolo del piano regolatore, non sono state aperte finestre su questa parete, quindi è una parete cieca. Ma che cosa fa quel progettista? Mi hanno detto che ci vorrebbero qualche migliaio di euro per comprare tutte queste lastrine di marmo che simulano una qualche elemento decorativo su questa facciata cieca, che non ha nessuna funzione, se non per renderla meno brutale, meno pugno sullo stomaco, con questo enorme muro giallastro che veramente è incombente su chi guarda. Perché questo
disegno vagamente stilizzato di queste piattine di marmo che simulano ancora una volta un timpano in alto con questi grandi arconi che vogliono quasi indicare un probabile, che accennano qualche probabile loggiato che in realtà non c'è, piuttosto al piano terreno da riquadratura di tre grandi aperture, ci dicono che quella parete nuda e cruda, per il gusto dell'epoca, non sarebbe mai stata lasciata così come forse qualcuno oggi l'avrebbe lasciata. Nel computo metrico di un edificio oggi, vi prego dire, ragazzi, ma qui c'è un costo enorme, non sprechiamo danari, giochiamo sull'essenziale. No, c'è qualcuno che vuole dare una dignitosa parvenza architettonica anche una parete cieca che ha questi elementi che in qualche modo sicuramente le gentiliscono, la rendono meno indigesta per il colpo d'occhio di chi guarda. E poi che cosa possiamo ancora dire sulla facciata principale di questo edificio? Quella esitazione di cui vi dicevo prima ci gioca ancora con la imponenza di colonne, con dei capitelli che si stanno semplificando nella loro sintesi, perché non saprei dire veramente, sembrano dei riccioli ionici, ma sembrerebbero anche capitelli dorici. Veramente c'è la voglia di non abbandonare qualcosa che renda imponente, che abbia una sua dignità, una sua presenza nel tessuto urbano, ma in qualche modo più rigoroso, più schematizzato, più essenziale. Sicuramente siamo molto lontani da certi decori di Villa Parma di pochi anni prima, perché chi fa questo edificio sta cominciando a sentire il richiamo forte di cose nuove che anche nel nostro territorio avanzano. E qui, sapete, è una vecchia questione, la vecchia caserma dei Vigili del Fuoco che fu addossata alla mole, purtroppo fatiscente, del famoso palazzo Visconti Rubino di Saronno. Se non dico una sciocchezza, ma i presenti mi correggono pure se dico delle cose non vere, in anni recenti, quando nel dibattito cittadino qualcuno disse per valorizzare Palazzo Visconti bisogna atterrare questo tra virgolette obbrobrio di altra epoca, ma pare che già allora fosse arrivata un'indicazione di dire guardate che quella è una cosa che ha un suo significato storico oramai nel processo dell'evoluzione urbanistica della nostra città, per cui come il settecentesco Palazzo Visconti di fianco anche questo sarebbe in qualche modo un atto, come dire, di disprezzo, comunque un atto demolitorio senza la giusta giustificazione abbattendo. E guardate che quello, lo sapete benissimo, la forma di questa torre dei Vigili del Fuoco e il complesso della caserma in quanto tale si richiama a quel rigore geometrico di volumi veramente molto essenziali e molto, come dire, così compatti che l'architettura del cosiddetto razionalismo futurista stava distribuendo anche nel nostro territorio. Altra visuale, qui vedete che lo scoccio ci fa capire proprio la dissonanza fra un edificio anni 30, funzione pubblica, con quel prospetto laterale di una villa di delizia qual è il Palazzo Visconti Rubino, che rimane sempre l'edificio settecentesco di architettura appunto laica più importante che la nostra città riesca ancora per adesso a conservare. Bello sempre questo effetto della verticalità quando si gioca un po', io non sono un fotografo per carità, si gioca un po' con questi, come dire, effetti di prospettiva allungata verso appunto l'alto che questa torre del caserma dei pompieri appunto ci suggerisce. Purtroppo ci suggerisce anche un po' del degrado di questi serramenti che stanno appunto decadendo in totale abbandono. Già, abbiamo giocato tra una permanenza di un decorativismo che è buona cifra di certe categorie sociali della nostra città che vogliono cose di quel genere che abbiamo visto all'inizio, con qualcuno che sa in anticipo, vi ricordate il gioco delle date, anni 30, anni 20 e 30, ma un Santeria che comincia già nel 14, c'è anche un salonese che però a modo suo, nel suo settore di intervento, ha saputo cogliere la modernità che avanza. E parlo appunto di Pietro Reina, personaggio conosciutissimo in Salonno, 1905-54, e l'artista di quella dinastia di industriali che ancora oggi sono appunto la famiglia Reina, con la loro attività imprenditoriale nel campo dei liquori che tutti quanti conosciamo. Ma Pietro Reina è, come dire, il componente divergente di Casa Reina, perché sapete che lui non si occuperà mai dell'attività imprenditoriale di Casa Reina, ma si dedicherà tutta la vita con grande passione al disegno, alla scenografia e anche all'insegnamento.
ricordo, perché vale la pena, forse meriterebbe un approfondimento ulteriore, la sua partecipazione a quella esperienza estremamente significativa che fu realizzata nella Villa Reale di Como, dico in Monza, scusate, quando fu istituito quella specie di, come dire, non so come definirlo, come qualche cosa che guardava la Bauhaus tedesca, con quell'istituto di design che fu attivo per alcuni anni nella Villa Reale di Monza, ma che poi è stato tristemente concluso. Era veramente un'esperienza che stava guardando le migliori forme della modernità, anche quello che è il fenomeno del design, che allora veramente era fantascienza, certo che anche altri voi liberi hanno già detto le loro in questo campo, ma tutto questo patrimonio di grande ricchezza, di scelte formali di estetica ad alto livello, comincia a qualche modo a declinarsi anche nelle nostre realtà più modeste, se non certo nella grande capitale del mondo. E allora Pietro Reina, che ripeto, è stato un grande maestro di disegno, di prospettiva, di scenografia, ricordo sempre queste cose che rimangono impresse. L'ingegnere di Lesana diceva: io ho dato l'esame di geometria prospettica e compositiva al Politecnico sul manuale di Pietro Reina. E allora che cosa fa Pietro Reina, che non è un architetto, è uno scenografo, è un pittore? Fa le sue proposte per le grandi scenografie dove è intervenuto per fare appunto la costruzione di quelle che sono le scene teatrali delle opere che è stato chiamato come collaboratore scenografo, con questo tipo di soluzioni, che guardate non sono mica molto lontane da quelle che sono le proposte di quella geometria formale di tipo futurista razionalista che abbiamo visto negli edifici realizzati nel nostro territorio o poco lontani da noi. E su questa strada Pietro Reina è andato avanti nel suo percorso di scenografo soprattutto. Ed è una cosa che disegnare queste prospettive, questi fondali teatrali è sicuramente molto meno impegnativo in termini economici e costruttivi che non fare un edificio, ma nulla toglie a quello che è il valore formale di queste proposte artistiche. Sono scenografie, non sono architetture, però sono secondo me sempre sulla stessa scia di quel percorso che si sta annunciando e sta avanzando sempre di più. Sempre Pietro Reina, anche a proposito del suo album di tappini per scenografie teatrali. Vi ricordo che qualcuno non fu realmente realizzata su grandi palcoscenici dove Reina intervenne appunto con il ruolo di scenografo, qualcuno rimase uno studio della sua attività appunto di scenografo. Anche questi termini, guardate che siamo qui negli anni prima della Seconda Guerra Mondiale, potrebbero essere arredamenti di qualche studio moderno che veramente incontra perfettamente quella che è una linea del nostro gusto, del nostro sostanzialmente. Ecco, quando Pietro Reina con un carboncino, permettetemi questo termine, forse non so se può risultare irritante, scimmiotta i grandi grattacieli di Santeria, lui è un disegnatore, uno scenografo, non è un architetto che progetta dal punto di vista veramente fattivo quello che potrebbe essere un esecutivo architettonico, però sta giocando con questi volumi slanciatissimi, con questi grattacieli a modo suo, che sono veramente una provocazione di modernità su questo cielo buio di una città veramente un po' fantascientifica del domani. E qui siamo ritornati a Saronno. Può darsi che sia una suggestione solo mia, mi direte se è vero o se sono smentito. Fotografando il Palazzo Comunale, che tutti quanti sappiamo è un edificio della metà degli anni 70, prima ha avuto funzione di centro commerciale rinascente, poi a metà degli 80, scelte del tempo, fu trasformato in sede municipale. Se non dico una sciocchezza anche in questo caso, i prospetti a specchio sono stati aggiunti nella trasformazione, nella nuova destinazione d'uso, che non era la prima stesura del 1950 tale. Sicuramente è stata una scelta progettuale, voluta e non casuale, che però creerà, io me ne sono reso conto giocando sulle fotografie, prima non ci avevo mai fatto caso, creerà una suggestione figurativa e di prospetto urbano veramente molto singolare. Non so se tutta voluta o se in qualche parte casuale. Il prospetto. Guardate che l'effetto di questi alberi che si riflettono sulla facciata veramente creano quello che si chiama un dibattito dentro fuori dell'edificio, perché il fuori sembra entrare nel volume dell'edificio e dal dentro sembra che il fuori sia proprio la giusta prospettiva da cui guardare dall'interno quello che lo spazio è stato.
esterno che circonda il palazzo principale. Anche qui, e qui cominciate a vedere quello di cui io mi sono accorto, ripeto, non so se è una suggestione, è solo fantastica mia, guardate come cominciano a disegnarsi i profili degli edifici che circondano il municipio, che vengono deformati dall'effetto specchio che la superficie appunto del prospetto del palazzo comunale crea appunto sui condomini. Vedete lo scorcio, quello che è la deformazione della linea di quello che è appunto l'edificio carico. Anche qui c'è questa composizione che sembra proprio qualche cosa che sa di mosaico e di composizione a collage, di come tutto il circondario viene ribattuto da quella che è la facciata del municipio. E qui ci siamo. Con questa e la prossima foto io mi sono detto, nella mia piccolezza, ma capisco che il condominio nuovo è davanti al municipio, ma io queste forme così mosse, così, come dire, tormentato dal punto di vista della linea, così addolcita, l'ho vista da qualche parte. Potrebbe sembrare provocatorio l'accostamento, ma guardate che per me è contato questi balconi che vengono proprio così deformati da questo riflesso dello specchio. Gaudì, Barcellona, l'avrà voluto chi ha fatto, non lo so, anche perché il condominio che si riflette in quelle foto non era fatto quando furono fatte le superfici a specchio del municipio. Però Gaudì, guardate gli anni per favore, 1904, faceva questi condomini a Barcellona veramente che hanno qualche cosa di, come dire, favolistico e fantascientifico nello stesso tempo, ma veramente molto in anticipo su cose che forse il nostro gusto moderno oggi è disposto ad accettare e a considerare per il giusto valore che hanno nella nostra architettura. E l'altra famosa casa di là, sempre di Gaudì a Barcellona, guardate che non so se è suggestione della mia fantasia, ma quel gioco di specchiature sulle facciate del municipio, deformando quelli che sono gli edifici del controllo del palazzo comunale, in qualche modo, volutamente o casualmente, richiama questi prospetti così tormentati dalle linee così sinuose. E poi la modernità avanza, è sempre fuori discussione, può piacere o no, però vedete, siamo partiti da Villa Parma per arrivare a cose che sono di qualche anno fa, potrei dire una sciocchezza, siamo attorno al 2000, o poco prima o poco dopo, in questo nuovo quartiere di Saronno, che viene in qualche modo connotato con queste emergenze architettoniche sicuramente moderne. E fuori discussione, mi piace o non mi piace, non è questo il criterio pubblico di valutare queste cose, ma come dire, quella lezione che è partita molto indietro nel tempo, con l'andare degli anni e dei decenni, lascia tracce, lascia dei segni che arrivano alla contemporaneità dell'oggi. Per finire, con questi altri edifici sempre in quel quartiere, che con questo rigore volumetrico di questi, come dire, di queste costruzioni così essenziali nelle loro forme, nei loro volumi, tutte giocate appunto su aperture e chiusure, sulle pareti, sulle finestre, poi con questa bella prospettiva di questa galleria super moderna, slanciatissima, veramente esile con questi pilastrini, che però crea una suggestione prospettica sicuramente non indifferente, anche un occhio profano che passa casualmente lì davanti. E poi sapete che il tutto si conclude in questo, come dire, perno focale di questo quartiere. Sarà discutibile, però quello che mi interessa, io non sono qui a discutere se è bello o non è bello, era per cercare di proporre un itinerario che dice quelle premesse partite tanto tempo prima, in modo sicuramente frutto di un pensamento, di scelte, certo questo non è né santeria né altro, però solo su questa direttrice. Quello che noi oggi, tutto sommato, siamo disposti ad accettare quello che è il profilo urbano della nostra città, come santeria nel 1914, sarebbero state quello che si diceva un pugno nell'occhio, un pugno nello stomaco, qualcosa che il gusto comune forse non era ancora pronto ad accettare. E allora, giocando su questi edifici, trovo veramente suggestiva questa enorme tettoia che fa da ingresso, da proprio l'introduzione a quello che è questo grande edificio. Perché ho messo tecnologia nel titolo? Perché qui se si sono razionalizzate credibilmente le forme, e forse il decorativismo si è veramente dissolto nel corso di un secolo, tutti quanti sapete che questi edifici sono pieni di tecnologia, impianti di condizionamento, video, come dire, circuiti interni,
impianti appunto di illuminazione, riscaldamento, tutto quello che serve oggi per rendere confortevole, abitabile e sicuramente molto comodo un edificio che è sicuramente moderno in tutta quanta la sua compagine, sia architettonica che funzionale dal punto di vista degli impianti. E questa è proprio quella modernità che inizia da tempo, ormai ha trovato anche accettazione nel nostro gusto comune della contemporaneità dell'oggi. E questa enorme pensilina che fa l'ingresso all'albergo Gran Milano di Saronno mi sembra che sia proprio la cifra conclusiva di questa mia proposta figurativa di questa sera. Grazie.